Chiara, cos'è? No, scappiamo. No, andiamocene. Chiara, no, Chiara, per favore. Ci stai inseguendo? No, Chiara, ci stai inseguendo, ci stai inseguendo. Cosa? Cos'è? Chi è stato? Perché? Perché si è aperta la porta? Aiuto! Cos'è? No, cos'è? Perché? No, per favore. Cos'era quella cosa? Pronto? No, scusa. Chi sei? Perché c'è un Wither in casa mia? No, dai, ora non riuscirò. Ma perché? Perché c'è un Wither? Accidenti, no, non so. Sono. Forse era un sogno. Sì, può essere. Cioè, comunque io stavo dormendo. Può essere che fosse stato un sogno. Comunque non so se riuscirò a dormire ora perché adesso. Non lo so, domani devo andare a scuola, è il primo giorno di scuola, accidenti. Allora. Comunque, che strano. Cos'è quella cosa? Dennis, cos'è? Chiara, hai visto cos'è? Sì. È la stessa cosa che io ho visto ieri sera in camera mia, ma per. Quello è un Wither, non so se conosci le creature di Minecraft. E. Ecco, è scomparsa. Stessa cosa ieri. Tu hai visto qualcosa ieri sera? Ah, No, stavo dormendo. ok. Perché io l'ho vista in casa mia. Ero là e mi sono svegliato e l'ho ritrovato davanti a me. No, peccato. Perché? Allora, perché ci succedono sempre queste cose nei mondi? Oh. Senti, ma dov'è Angelo? Ciao ragazzi! Oddio, Angelo ci ha spaccato i timpani. Ma che succede? Come stai? Benissimo, ma qualche zaino nuovo è Non nuovissimo, si cioè capisce l'abbiamo niente di quel che finito. dice. Allora, oh! Mi ha comprato uno zaino Ma nuovo. io come si mette sulla spalla, Ce scusate? l'hai? Ce l'hai Ah, già? ce l'ho Ce l'hai già. già sulla spalla? Scusate, fatemi vedere. Ah, ma perché il mio sarà tutto scemo il mio? No, no, si deve mettere in un certo modo, so. Cioè, com'è che l'avete fatto voi a Allora, metterlo? tu fai tasto destro, no? In basso a sinistra, poi nella cosa che si apre c'è il simbolino con C'è uno scritto stivo. tasto Ah, destro e sinistra. ok, ecco, fatto, perfetto. Queste interfacce di Minecraft io non le conosco perché non ho studiato interfacciologia. Allora, ma dimmi un po', Angelo, tu Mi ieri, dica. cioè ieri, vabbè, tipo stamattina e anche Sì. ieri notte, avevi visto qualcosa, tipo qualcosa di strano? Ah, non lo so. Mi sono un po' ubriacata l'altra sera, però no, Ti ti odiavo, cosa? Ti questo sei mondo. ubriacata? Vabbè, tu sei, tu bevi, si sa, ok, perfetto. E comunque, non so, tu hai la voce un po' da maschio. Mi sembri Da strano. Ti maschio? chiami Angela Fred? Vabbè, comunque, Chiara, cioè, nel senso, stamattina avevo visto, e anche Chiara aveva vista una cosa a tre teste che volava qua in giro, che sarebbe il Wither. Non so se tu sai la leggenda del Wither, no? Non so Ah, chi l'ha mandato. no, non la so, Comunque, vabbè, andiamo. Sì, andiamo avanti, andiamo qua, andiamo andiamo al qua. bar perché, sinceramente, non. Ma Chiara, cosa hai? Cosa? Io a volte ti sento ridere, non so perché ti ridi. Perché ridi? Come Chiara ci nasconde parla Angela? qualcosa. Cioè, tutta Ah, è tutta scema. Ma sì, scema. ma perché probabilmente avrà bevuto Scema. troppe cose. No, ancora della speranza non mi è Cosa? passata. Oggi c'è Gelsomini. No, Chino silenzio. d'Avena. Franceschino d'Avena, ma cos'è? Uefra. Perché non ci provi a parlare? Ma hai qualcosa che non va? Tu sei tutto scemo. Ma hai qualcosa che non va? Ofra, abbassa la cresta. Ma. Cosa? cosa? Oh, aspetta, fammi parlare a me con questo No, no, Francesco. Angela, silenzio, silenzio. Allora. Quella di Già, Latino. Giannino, vediamo. Scorreggia volontà, cosa? Sei Gian Giuberto, dico. Ma come osi? Ma perché sono tutti strani in questa città? Hello, Dunizer, ok. Non voglio sapere, cioè. Sincero. Cos'è questa cosa? Cosa? Ma maluca. Chiara, cioè, cosa. Che Chi è? signore è questo? Non lo so, io non voglio sapere. Perché questo si chiama Scurreggiona? E in più è pure maschio. No, Scurreggiona. io non so dove sono finito. Allora, scusate, Non ho i soldi. C'è qualcuno che mi può prestare i soldi? Sì, ve li presto io, amici. Grazie, grazie. Allora, intanto Ce li ho tenete, a casa. divideteveli. No, grazie, grazie comunque. Dividiamoli. Prego. Me ne hai dati troppi comunque, cioè nel senso, grazie, adesso me li tengo, grazie. Senti, in famiglia siamo molto ricchi. Ok. Vabbè, ho preso il formaggio. Buona la torta di carote, molto buona, sì.
Allora, Hai visto? sì, molto buona, siamo molto Andiamo a organizzati. scuola che oggi c'è la prima lezione di psichiatria Sì, di e psichiatria. lavoro. Andiamo, andiamo. Chiara, tu sei pronta? Io ci Ma ti ho sono visto sempre. volare per un momento. No? Ma cosa? No, ok, vabbè. No, ma c'è una mucca? Sì, lei è mia Non amica, c'è stata mai si qua. chiama Rosalinda la quarta, ok? La quarta. Sì, la quarta, perché ci sono state più Rosalinde qua in questa città. Ah. Sì. Allora, questa scuola è molto, molto prestigiosa, non so se tu sai, Chiara. Poi Angelo se ne sta andando tranquillo, cioè, tanto lui è così tutto quanto. Buongiorno, professore. Buongiorno, signor Narciso Buongiorno. sociopatico. Beh, vedo che lei è proprio in tema psichiatria, allora, beh, perfetto. Narciso sociopatico, ok, interessante. Sediamoci vicini, cosa stai? Andiamo in primo banco Oh, perché all'ultimo banco. siamo persone diligenti, Chiara, quindi dobbiamo stare al primo banco. Allora, signore, che cosa facciamo oggi, signor Narciso sociopatico? Ah, oggi facciamo una bella cosa. Oh, proprio prima mi ha lasciato mia moglie. Però vabbè, tanto chi se ne frega. Quella là io la detestavo un pochino, sapete? Ok, ma Mai uscire di nota. con chi sta parlando? Mi scusi. Ah, Beh, qua c'è il mio amico Gelsomino Treardo. Quindi, quindi, Gelsomino quindi Treardo. là, qua c'è il suo amico. Professore, mi scusi se la interrompo. Io le tengo 100 euro. Me ne vado un attimo perché devo andare in bagno. Cioè, mi scusi, ma io stanco da Ok, soldi, morire. soldi. Vai, vai, vai. Ok. Quindi, signore, cos'è che facciamo oggi? Comunque, Chiara, se ti sei rubato i soldi? No. No, affatto. Cos'era quel rumore? Chi è stato quel Cos'era? cretino che ha fatto quel rumore? Io non so, forse sarà stata Angela che ha scorreggiato in bagno, può essere. beh. Allora, signore, mi scusi, mi era venuto un po' di voce strana. Quindi, cioè, la lezione di psichiatria inizia oppure no? Sì, allora, la psichiatria studia curare la malattia mentale, capite? Curare, per esempio, c'è una persona Ho capito, quindi in pratica lei ha visto questa cosa qua, quindi lei è malato mentale qua, no? Cioè, nel senso perché non c'è questa cosa qua. Esatto, bravo. Stavo recitando. Ok. Ok, ho capito, signor Narciso sociopatico. Sono bellissimo. Non osare dire il contrario. No, 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 si figuri, io dico che lei è molto bello, è un bell'uomo. Bene. Però sì, infatti molto intelligente come ha detto Chiara. Sta di nuovo parlando con il suo amico Gelsomino, giusto? Sì, mi ha detto che mi dà. Un po' insolente questo Gelsomino perché mi dà pacche dove non batte il sole, insomma. Ah, capisco, capisco. Beh, insomma, dopo tutto lei è un bel uomo, quindi no? È normale. Beh, senta, ma quindi la psichiatria ha detto che studia un po' tutto quell'ambito dove è della malattia mentale, Ciao, professore. Oh, ok. ok. Signora Angela Fredda, adesso venga qua, subito! Mi fa paura. È lo scopo! Venga qua! Ok. È lo scopo. Ma io ridendo, professore, sono ridendo di me. Beh, te lo metti. Stai zitto, se te lo meriti. Tu adesso mi fai vedere. Ma no, Mi fai professore, prima ho fatto una vedere scureggia, il non so se l'ha no, sentita, però Sirene. ho Mi fai sputato in vedere. patria. Oh, mi fai vedere il tutto il cervello. Come è fatto il cervello? Fammi vedere. Allora, il cervello come è fatto? Allora, è fatto dalla radio, Alla radio. dall'encefalo, Dicendo? e Ma dal mi scusi, cranio. professore, ma lui non può spiegare come è fatto un cervello se non lo tiene. No, 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 silenzio, no, non voglio più sentire niente. Comunque, grazie, la sua lezione è stata molto illuminante di psichiatria. Adesso venite, amici, abbiamo la lezione, mi pare, di scafologia dinamica, giusto?
Quel cretino, io lo so, quel cretino di psichiatria, di, volevo dire, di scavologia, è un incompetente, sto solo a scavare dalla mattina alla sera, io invece con una laurea, con 20.000 lauree, non mi dicono niente, basta, io me ne vado, ciao! Ho capito, ci scusi per il disturbo, arrivederci, salve. Dennis, lo zaino. Ah, lo zaino. Cretino, ti dimentichi pure lo zaino. Ora dove andiamo? Cos'è che devo premere, scusami? Ah, F, no. Cos'è che devo... No, ma cosa? Ah, ok, sì. Perfetto, sì, dovevo andare a scavologia. Si naviga. No. Ok. Scusa, cosa stavi facendo? Penso che... Stavo scrivendo... Mia mamma mi ha detto che oggi mi fa la polenta e io... Ok, quindi tu vivi ancora con tua madre, capito. Sì, è giusto. Kekira, dunque, ci porti a scavologia dinamica? Io non so dove sia scavologia dinamica, penso nemmeno... La smetti di darmi soldi. Cioè, grazie, sei molto ricca tu, però, nel senso... Mi sembrate dei poveracci, guarda lei, guarda. Dai, andiamo, non perdere. No, andiamo in bagno, andiamo. La campanella. No, allora, silenzio, amici. La campanella è suonata, adesso dobbiamo andare da scavologia dinamica, forza. Dovrebbe essere qui, ma il professore non c'è. Come non c'è? No, ma poi avete visto? Approfittiamone. Ok. Cambiamo i voti, inutile. Tutto quello 12. Là. No, quello là di psichiatria, tipo. Ti ha fatto. Ragazzi, è così, eccola. Mia moglie mi ha lasciato. Sì. E io ora mi deprimo. Ah, sì, quello lì che fa vedere le mutande sul computer. Sì. Esatto, proprio quello. Brutto maiale incofanuto. Allora. Sì, poi si mette a ballare sulla scrivania, tutto così. Sì, era un cretino totale. Io ho fatto dopo scuola. Questo qui che è tutto così. Ma davvero? Faceva... Vabbè. Allora, è un cretino, secondo me. Già il nome dice che non è tanto normale. Poi? Chiara, silenzio. Ah, buongiorno. Buongiorno, ragazzi, coglioni belli, buongiorno. Ma sto professore non mi sembra tanto maschio, eh. Che voce ha? La sua voce. Mi dispiace, ma io prima non ero tanto maschio, comunque. Ah, capisco. Vado, scansa fatiche, becca sti soldi. Ok. Quindi lei ha... Vabbè, insomma, non era maschio, ho capito. Mi scusi, no. devo verificarle un attimo il cuore. Perché mi dice hello 2102? No, mi sta inquietando, aiuto. Comunque, sì, ci dica, cos'è che impareremo a fare oggi? Ci dica. Allora, oggi vi insegnerò a che testa sta il diamante. Uh-huh. E con cosa scavarlo, perché voi, poveri illusi, non sapete niente. Voi non diventerete mai ricchi così. E non mi lanciare i soldi. Brutta squinternata. Internata a chi? Io la faccio sbattere dentro. Mio padre è un mafioso. No, vabbè, non vogliamo sapere dei cosi di Angela. Comunque, signor Rosmarino Puzzacaldo, lei mi sta molto simpatico. Devo dire che sembra una brava persona. Mi sta già simpatico, complimenti. Io muoio, amici, io muoio. Non sembra tanto normale, comunque, Chiara. Infatti. Cosa? Vabbè, Angelo, stai giù e stai silenzio. Faccio la fredda! Ti metto due! Guardi, signore, lei se lo merita. Spesso fa, no, fa cose. Vabbè, allora, basta con i soldi. Allora. Io sono onesto. E se faccio di questo? No. No, Angela. No, che schifo. Non si fanno queste cose, adesso, Angela. Mi mette. Angela, no. Due. Esatto, bravo, professore. Lei mi sta sempre più simpatico perché lei deve sapere che il professore di psichiatria. Allora, le do due pugni se non sta zitto. Dietro. Non è vero, cosa stai dicendo? Io? No, non ce l'ho, non la vedo, io non ce l'ho. Allora, cosa hai fatto, Angela? No, è stata Chiara. E come ci arrivo io da qui dietro? Allora, signore Puzzocaldo, noi abbiamo voglia di imparare, perché giustamente, no? Quindi ci insegni. Allora, il diamante si trova ad altezza 23. Bisogna ovviamente spaccarlo col piccone in legno, perché ragazzi... Mi scusi,
Mi sa che ci siamo dimenticati qualche nozione di base. Il diamante si spacca con il piccone, almeno in ferro, e si trova dal livello 16 al livello bedrock, mi sembra. Poi Ma faccia cosa lei. dice? Finita, Angela. Oh, ma Angela. Senta, sono io il professore, non lei, quindi si accomodi. Ok, Ho le dette dove? mi scusi, ha ragione. Io vado in ultima fila, mi scusi. Allora, Non lo farò più. sono io quello senza laurea, non tu. Allora, Senza ok, laurea, penso. va bene, ok. Ma a te, Chiara, non sembrano un po' strani questi professori, il professore di Ma psichiatria? tipo troppo. Perché il professore di psichiatria, vediamo se sta ancora qua. Ma Vabbè. da tutto così, la moglie, mi ha lasciato la moglie. Esatto. Poi invece Poi. questo. Oddio, mi stavo guardando, Chiara, è inquietante. Chiara ci sta guardando. No, andiamocene, veloce. Pazzo! È un pazzo! Un Per non po'. dire altro. Sì, un po' fuori. Dennis, allora. Allora, io sono qua quello che deve aprire le porte e che non è capace, quindi devo imparare. Allora, dunque, amici, come state? Tutto bene? Perché Puzzone di avete cane. questi nomi molto intelligenti? Hello, Si Dunis. chiamano Ah, così. belli, belli questi nomi. Ugru. Oh mio Ok. Dio, ma c'è un vecchio, Krush. Dennis. Io non mi ricordavo di avere un vecchio come compagno di Questo, classe. ah, eh beh, forse questo sarà stato bocciato talmente tante volte che ormai vive qua praticamente. Beh, Infatti il condoglianze. bidello. Ma il Ah, il bidello! bidello! Ma pensa, ma. Chiara! Chiara, cos'è? No, scappiamo! No, 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 andiamocene! Chiara, no, Chiara, per favore! Ci stai inseguendo! No, Chiara, ci stai inseguendo, ci stai inseguendo! Chiara! No, 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 Chiara! Come dietro? No, no, no! Chiara! Chiara! Aiuto! Vai a casa, tu vai. Vieni a casa mia, vieni a casa mia. Andiamo a casa mia, ok? Andiamo. Cosa parli così a bassa voce? Non hai più le forze? Brava, grida come se non ci fosse tua sorella. Allora, vai. Oh mio Dio, cos'era quella cosa, Chiara? Era il Wither. Il Wither. Sì, era il Wither, non ti ricordi? Tre Era teste. sempre quello, io l'ho visto di sfuggita. Era lui, l'ho L'hai visto visto troppo bene? bene. Sì. Ma perché ci sono sempre questi Wither qua che vengono? C'è qualcuno che li manda, secondo me. Chi? Chi? Professori per vendicarsi? Ma scusami, ti sembra che un professore ti mandi un Wither? Che poi loro non hanno il potere No. dei Wither. Lo dice anche la netherologia. Il Wither ha. Perché noi abbiamo studiato, siamo adolescenti. Il Wither ha. Ah sì, cosa? Ah, Io no. tu no, ok, mi spiace. Sono ignorante Vabbè, ti io. offro qualcosa. Scherzavo, non ti offro niente perché il frigo è vuoto. Vabbè, comunque il Wither, Guarda, dicevo, mangio ah, biscotti. sì, mangia, Mangio mangia, brava, biscotti. mangia. Il Wither ha appunto queste proprietà del fatto che prima si devono andare a prendere tutte le teste dei Wither, degli Wither Skeleton, e poi solamente poi si prendono. Perché ti sei presa la mia cosa? E ora ce No? l'hai tipo nei fianchi. Cos'è successo? Cos'era? Questo era il Wither, vero? C'è un cane. Dove? Ma è tuo? Come c'è un cane? No, scusa, questo non è. Perché c'è un cane qua? Ma Forza cane, vieni, 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 su. Su, vieni, seguici. Chiara, io non so più cosa dire. Vieni, io vieni, sono vieni, scioccata. vieni. Ti fa ridere questa situazione? Non fa ridere, c'è un cane cioè, non è il mio il cane, però in realtà vorrei tenerlo, mi fa un po' di pena. No, Chiara, allora, i cani non si picchiano. No, a me mica l'ho picchiato. Perché il cane ci sta dando cose? Mi mi scusi, mi sa che noi abbiamo un scusi. sospetto. Cos'era? Il cane magico, ok? Cos'è che. Tu sei il cane magico? Sì. Quindi sei pure ricco? Mamma mia! Bellissimo! Chiara, aiuto! No, questa città è da fuori di testa, maniaci, pervertiti. Professori tutti folli, tutti Sì! classe compagni puzzone, scurreggione, Sì! Abbiamo pure amici mutaformi, non dico in che senso, però. Cioè, capito, no? Pure i cani magici che accendono il fuoco. quella è una scorreggia. Cos'è che sei? Un wizard.
Basta, basta, vi prego, basta. Allora, andiamo, andiamocene, andiamo. Dove è andato? Scusa, vabbè, vabbè, può... Sta andando a fare cose brutte sul tuo letto. No, non si fa. No, i suoi bisogni. No, nella scrivania sta facendo altre cose. No, 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 secondo me sta facendo cose brutte. Scusa, questa è la mia sedia. Dammi la sedia, cos'è? Ah, hai cambiato voce. No, 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 signor Wizard. No, 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 basta, 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 allora. Esca dalla finestra. Esatto, queste cose si fanno a casa sua, se ce l'ha. Allora, ok. Allora, lei può stare qua. Allora, se vuole, io posso ospitarla in casa mia, perché lei mi sta già simpatico, ok? Però dipende da quello che fa in casa mia, ok? Ho cacato. Cos'è che hai fatto? Dove ha cacato, hai detto? Sì. Ah. Mi scusi, ma chi le ha dato il permesso? Mi scappavo. No, no, no. Oh, Chiara, Chiara. No, 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 allora signore, lei deve aggiusti tutto, pulisca, pulisca. Mamma mia, è stato uno super cagnolone. L'ho mangiata. vabbè, non voglio sapere. No, 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 guarda cosa sta degenerando. Allora, grazie per la sua visita, signore. Ritorni presto, arrivederci, salve. Chiara? Ma io sono scioccata. Io sono sciocco basito, altro che, cioè, proprio a livelli esorbitanti, proprio porca sbangia. Sì. Ma Dennis. Non l'ha mangiata. Vabbè, vabbè, fai finta di niente. Questa è erba, poi dopo alla fine scompare. Vabbè. Io direi di andare a casa. Vuoi qualcosa? Non mi sono mica rubate i tuoi biscotti, no, no. Ok, quindi allora cioè a domani in realtà, perché sì, tra poco dai. Arriva pure la sera. Ciao, ciao. Ciao.